giornata all'insegna della cultura e dell'arte a Milano è un'esperienza davvero ricchissima, se non completa. Questo lo dico perché mi piace pensare che si possano incrociare quei dati così incoraggianti sul turismo culturale che sono arrivati recentemente, con dei numeri che hanno addirittura superato di gran lunga quello che era un turismo già crescente nel 2019, e un'offerta che come sfida abbiamo preso quella di rendere sempre più attraente, sempre più complessa nella carnet di proposte che rivolgiamo ovviamente ai nostri concittadini, ma anche agli ospiti della nostra città. Oggi venire a Milano vuol dire vivere anche dal punto di vista espositivo, perché anche è un'esperienza ricchissima. Quando vengo a Milano per parlare di cultura e per presentare una mostra come quella che presentiamo. Ieri abbiamo chiuso alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna Contemporanea a Roma la mostra su Picasso Metamorfico, e oggi siamo qua per inaugurare questa Sugoia, e soltanto il 10, quindi 20 giorni fa abbiamo inaugurato anche qua a Palazzo Reale la mostra sul Grico. Quindi questo anche è un messaggio molto forte dalla nostra parte, dell'importanza che diamo alla cultura come una forma di unione tra i nostri due popoli che si stimano molto, direi addirittura che si amano, e tramite la cultura vogliamo anche sottolineare la forza del nostro rapporto bilaterale. Ci sono due eccessi: o escludere la ragione o non ammettere che ha la ragione. Se ci pensate bene, Goya si riassume proprio in questa definizione che aveva dato Pascal, perché per buona parte della sua vita ha lottato contro la marginalizzazione della cosiddetta ragione, quindi dello spirito, diciamo così, razionale, lottando contro le superstizioni, contro l'arretratezza, nella prima parte della vita. Ha creduto nelle possibilità della ragione, di questa ragione che veniva osannata dopo la rivoluzione francese, ma alla fine si è dovuto ricredere, perché anche l'eccesso della ragione può provocare dei disastri, come ben ha dimostrato nella sua opera. E quindi alla fine, questo è il mio giudizio anche personale, ci troviamo di fronte a un artista che ha fatto del disincanto, no? La cifra poi essenziale della sua opera, e non a caso, per dire quando sono in curiosità della storia, per 20 anni a Madrid ha abitato proprio in una via che si chiamava Calle del Desengaño, quindi nomen omen. In questa mostra invece noi vogliamo entrare all'interno del processo creativo di Goya stesso. Lui ha passato gran parte della sua vita a fare un'arte, diciamo così, su committenza soprattutto dei governanti spagnoli, e poi una seconda parte della vita in cui sostanzialmente ha deciso di fare le cose che erano prive di committenza, quindi delle cose sui personali. Quindi trovare in uno stesso artista questi due elementi, l'elemento della committenza, che chiaramente richiedeva che egli stesse in un ambito accademico già prefissato, e poi invece distaccarsi da questo ambito per fare un'arte assolutamente autonoma, questa è un po' la cifra di questa mostra. Abbiamo offerto per questa mostra una produzione editoriale particolarmente ricca, quindi abbiamo naturalmente il catalogo qui della mostra, che credo sia una produzione molto bella, ma
non ci siamo voluti fermare qui e quindi abbiamo prodotto altri due volumi in occasione di questa mostra, quindi Goya, una vita per l'arte, a cura di Stefano Zuffi, che è un volume molto bello, e una graphic novel, di nuovo per cercare di attrarre un pubblico eterogeneo, e quindi a cura di Otto Gabos, che è questa qui. Mi permetto di omaggiare l'ambasciatore. Buenos días. Quiero comenzar agradeciendo a 24 ore. Innanzitutto ringrazio 24 ore anche solo per aver avuto un'idea, l'idea di fare la mostra. Nell'accademia mi incaricarono a me di llevarla a cabo. Quando dall'Accademia mi hanno chiesto di essere io a curare questa mostra, mi sono subito detto no, un'altra mostra antologica. Io non credo che sia il modo più efficace per mostrare il vero profilo, sia umano, artistico, ma anche psicologico e politico, di Goya. E quindi ho subito pensato di non fare una mostra organizzata in maniera antologica, quanto invece di farla su un'organizzazione più ideologica, che mostrasse la vera evoluzione di Goya come persona e come artista. Che si va trasformando. Hai due questioni che sono determinanti. Dobbiamo tenere a mente che Goya ha avuto due accadimenti principali nella sua vita e ci sono due punti principali che fanno da perno. Il primo, la vita molto lunga che ha avuto, che significa il periodo storico molto lungo che ha vissuto, con diversi accadimenti che hanno comportato cambiamenti molto molto importanti, e il secondo, come Goya ha affrontato questi cambiamenti, come è stato in grado di essere il primo a rappresentare, a esprimere le sue sensazioni proprio nell'arte. Lo combina del mondo. Hay que tener en cuenta que la época en que vive Goya. Bene, l'epoca di Goya è stata un'epoca caratterizzata da diversi cambiamenti, cambiamenti che lui ha vissuto in prima persona o riportati. Pensiamo anche solo alla rivoluzione francese, di cui giungevano notizie in Spagna, una rivoluzione che per la prima volta smonta il modello monarchico e apre le porte a due modelli, quello monarchico e quello repubblicano. Vede anche l'invasione napoleonica molto da vicino, proprio durante la guerra spagnola, e a questo proposito citerei una frase che un critico nordamericano molto spesso dice e diceva in relazione proprio alla depressione, la grande depressione americana: spero che possiate vivere una vita molto piena di accadimenti. Che vivas in una epoca interessante. Goya vivió un'epoca interessante. Ed è sicuro, Goya ha vissuto veramente un'epoca interessante, un mondo in collusione, un mondo fatto di cambi e di cambiamenti. Ciò che lo caratterizza è stata la sensibilità che lui ha avuto nel catturare questi cambiamenti. Una pittura che diventa estetica e sicuramente intellettuale, una pittura che, a differenza della pittura classica o degli artisti classici, è piena di stato d'animo. Se noi guardiamo un'opera di Raffaello, per esempio, non sempre siamo in grado di capire qual era lo stato d'animo del pittore mentre dipingeva. Con Goya invece sì, possiamo capire se fa un'opera commissionata da un amico a cui vuole bene, se fa un'opera semplicemente commissionata. E quindi da qui Goya e la sua capacità di poter trasmettere uno stato d'animo nella pittura. Forse, mi azzarderei a dire, Goya è stato il primo ad allontanarsi da quella che è stata la figura onnipresente della pittura per commissione. Dell'incarno come medio per lavorare in pittura. In questo senso, si è detto molte volte che Goya è un pittore spontaneo. Bene, Goya è molto spontaneo, dico io. Spontaneo però nella fattura e non nel concetto. Di base è molto razionalista nel modo in cui vede la razionalità. Razionalità che molto spesso viene confusa
è definita non espressiva. Il suo linguaggio invece è molto espressivo, lo chiamo espressivo, non espressionista, per non confonderci con poi le figure del XX secolo, ma espressivo in una maniera che rimane razionale. Possiamo vederlo nei diversi quadri che lui dipinge a tema guerra, così come nelle incisioni o grabados che teniamo di là alla mostra essenzialmente. Bene, in una di queste vediamo un gruppo di persone, di base il popolo, che lotta contro l'esercito francese, militari che quindi si avvicinano a uccidere i civili spagnoli, e nel farlo Goya non mostra mai le persone, non mostra mai gli attori che sono sempre di spalle o di lato o dei quali magari vediamo solamente la punta del fucile, ma si concentra su quello che è l'omicidio, ed è questa la parte più importante. Sino el hecho en sí. Y en eso consiste la vigencia que tiene actual Goya. No es un pintor solamente comprensivo. E infatti questo è il valore che rende Goya ancora attuale, il fatto che sia stato attuale nel passato, ma lo sia ancora oggi come pittore, è perché è riuscito a rendere l'arte una forma di protesta, e lo ha fatto tramite il suo linguaggio, che è stato ripreso anche da altri come Viola, un linguaggio espressivo, critico, e che riesce a trasformare la realtà in fatti e prove artistiche. Grazie. Un deseo di trasformare una realtà che non le gustava. Grazie. Thank you.